Salve amici! Dall'inizio della storia degli aerei passeggeri sono stati prodotti migliaia di modelli con caratteristiche molto diverse e insolite, con oblò quadrati per esempio. Il più grande aereo passeggeri è l'Airbus A380 a fusoliera larga, che ha effettuato il suo primo volo nel 2005. Si tratta di un aereo di linea gigantesco, con un'apertura alare di 79,75 metri, che non tutti gli aeroporti del mondo possono ospitare. E nel video di oggi imparerete la sua storia. L'Airbus A380 è un aereo di linea a fusoliera larga a due piani, creato dalla Airbus a metà degli anni 2000. L'aereo passeggeri più grande del mondo è in grado di ospitare fino a 853 passeggeri e di effettuare voli senza scalo su una distanza massima di 15.400 km. La storia di questo gigante è iniziata nel 1988, quando un gruppo di ingegneri della Airbus ha condotto una ricerca per creare un aereo civile ad altissima capienza. L'obiettivo strategico principale di questo lavoro era quello di porre fine al dominio dell'aereo principale della Boeing, il modello 747. Questo aereo regnava sovrano nel settore e la cosa irritava notevolmente la concorrenza. Tuttavia, la Airbus non aveva fretta di creare il proprio aereo di linea e i lavori continuarono per tutti gli anni 90. Nel 1994 Airbus annunciò ufficialmente il progetto dell'A380. Dopo aver considerato vari design, si decise di lasciare da parte idee rivoluzionarie in fase di sviluppo e creare un aereo classico a doppio ponte, ma significativamente superiore in termini di efficienza rispetto al re di allora, il Boeing 747-400. Furono realizzati 5 prototipi per i test e la certificazione. Il primo volo ebbe luogo il 27 aprile 2005 all'aeroporto di Tolosa, dove fu assemblato. Durante i test, l'aereo accelerò fino a una velocità massima di 1020 km orari. I test per la resistenza al calore e l'alta quota furono condotti in Etiopia e Colombia, dove gli aeroporti si trovano ad altitudini di circa 2 km e per questo il calore e l'umidità sono più che sufficienti. I test per le basse temperature, invece, furono condotti principalmente in Canada. Durante i test della cabina passeggeri e dei vari sistemi per il comfort, l'aereo volò in giro per l'Europa con a bordo 474 dipendenti della Airbus. Alla fine del 2006, l'aereo di linea ricevette il certificato dalle autorità statunitensi per l'aeronautica. I principali elementi strutturali dell'aereo vengono prodotti in Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Considerando le dimensioni del velivolo e delle sue singole parti, la questione del trasporto era molto spinosa. Pezzi così grandi non potevano essere trasportati con i metodi convenzionali, quindi furono sviluppate attrezzature speciali per il trasporto via acqua e su gomma. E mentre i traghetti non stupiscono, i video delle enormi fusoliere trasportate attraverso i villaggi francesi sono da tempo virali su internet. A causa dell'introduzione di numerose innovazioni e delle dimensioni senza precedenti dell'aereo, la produzione della Airbus dovette affrontare molti problemi. Il più noto è il problema della disposizione delle reti via cavo. 40.000 collegamenti e 98.000 cavi, per una lunghezza totale di 530 km, hanno richiesto una revisione della disposizione in alcune parti della struttura. Come si è scoperto, le difficoltà furono causate da diverse versioni dei programmi di progettazione, un dettaglio per il quale però l'azienda spese molti soldi del progetto totale, costato 12 miliardi di euro. Alla fine, le consegne iniziarono solo nel 2007, quando il primo aereo entrò a far parte della flotta delle Singapore Airlines. Bene, ora vediamo com'è fatto tecnicamente l'aereo. La fusoliera è costituita da due ponti che ospitano i sedili dei passeggeri. Le scale che collegano i ponti sono situate a prua e a poppa. Durante la progettazione delle scale si è stati attenti a garantire una lunghezza sufficiente per il passaggio contemporaneo delle persone in entrambe le direzioni. Per la struttura della fusoliera, lunga 73 metri, sono ampiamente usati materiali compositi in fibra di carbonio per ridurre il peso. La sezione finale della fusoliera è interamente realizzata in materiale composito. Ad esso è attaccato uno stabilizzatore orizzontale e verticale della coda. All'interno è presente un vano servizi e un impianto di potenza a turbogas ausiliario con generatore. Nella parte anteriore della fusoliera si trova la cabina di pilotaggio dotata di due posti.
è molto simile alle cabine di pilotaggio di altri aerei della Airbus. Per la visualizzazione dei dati, nella cabina sono installati monitor a cristalli liquidi per un totale di 8 display. Oltre agli schermi di base, ogni pilota dispone di personal computer su entrambi i lati. Davanti ai piloti c'è anche un tavolo pieghevole con tastiera. Tra i sedili sono presenti i comandi, tra cui 4 leve per il controllo delle modalità di funzionamento del motore. L'A380 può essere equipaggiato con 2 motori diversi, il Rolls-Royce Trent 900 e l'Engine Alliance GP7000. Grazie all'introduzione delle tecnologie più recenti, il livello di rumore è stato notevolmente ridotto rispetto a quello del Boeing 747. Una caratteristica speciale dell'Airbus A380 è che dei 4 motori, solo 2 sono dotati di inversori di spinta, quelli più vicini alla fusoliera. L'elevata aerodinamicità dell'ala consente all'aereo di atterrare a basse velocità e, per risparmiare peso, fu deciso di abbandonare la retromarcia su 2 motori. In termini di materiali, l'A380 è un classico aereo di linea moderno, realizzato prevalentemente in leghe di alluminio. La quota di materiali compositi è di circa il 20%, ma visto il livello piuttosto modesto dei materiali rispetto al Boeing 787 e all'A350, i progettisti hanno offerto ai passeggeri condizioni senza precedenti. Il livello di rumore nella cabina è inferiore del 50% rispetto a quello del Boeing 747, e durante il volo viene mantenuta una pressione dell'aria più elevata. A 1500 metri di altitudine ha la stessa pressione di quella di un Boeing a 2700 metri. Entrambe queste caratteristiche aiutano a ridurre l'affaticamento dei passeggeri durante il viaggio. La superficie della cabina è la metà di quella di un Boeing 747. Il ponte superiore è largo 5,8 metri. Quello principale 6,5, consentendo di variare in modo significativo i posti a sedere dei passeggeri, da 3 cabine di prima classe da 12 metri a 11 posti per fila in classe economy. Entrambi i ponti possono ospitare un massimo di 853 passeggeri in classe economy combinata, ma tale soluzione non è ancora mai stata adottata. La configurazione tipica dell'A380 a 3 classi permette di ospitare massimo 525 persone. In genere, la capienza varia di poco in base alle compagnie aeree. Gli spazi più ampi hanno permesso alle compagnie aeree di inserire nelle cabine alcuni elementi che prima non era possibile aggiungere. Sull'A380, infatti, si possono trovare aree lounge, bar e negozi, a seconda della fantasia dell'operatore. I posti di prima classe si trovano nella parte anteriore del ponte inferiore. Ci sono 14 posti in totale, 4 dei quali posizionati singolarmente sui lati. I restanti 6 sono disposti a coppie nella fila centrale. Una caratteristica speciale dei sedili di prima classe è la possibilità di trasformarli in vere e proprie cuccette. All'inizio e alla fine della prima classe si trovano i bagni e i vani cucina. Inoltre, alcuni A380 in prima classe hanno anche la cabina doccia. I posti della classe business si trovano subito dietro la prima classe. Sono disposti su 8 file a una distanza abbastanza elevata l'uno dall'altro. Il design dei sedili permette di ribaltare gli schienali per creare una zona notte. Nella sezione ci sono 20 file di posti, per una capienza totale di 76 posti. All'inizio e alla fine della classe business ci sono i vani cucina e i bagni. Nei pressi della prima uscita di emergenza si trova anche un bancone bar. La seconda uscita di emergenza si trova nella parte posteriore dell'Airbus A380. I sedili passeggeri della classe economy sono dotati di uno schermo individuale montato sullo schienale. La cabina della classe economy dispone di 2 vani cucina e 3 bagni. In caso di emergenza, i passeggeri della classe economy possono lasciare la cabina attraverso 10 uscite di emergenza. È possibile espandere la cabina della classe economy anche al ponte superiore. In questo caso, la capacità dell'Airbus raggiunge la capacità record di 853 passeggeri. Per il funzionamento del carrello di atterraggio dell'Airbus A380 viene usato un azionamento combinato idroelettrico. L'azionamento elettrico gestisce il carrello di atterraggio tramite sistemi idraulici.
In questo modo è stato possibile installare 4 sistemi di controllo indipendenti, che hanno aumentato la sicurezza dell'aereo e ridotto il rischio di situazioni pericolose. I loculi del carrello di atterraggio si chiudono con gli appositi battenti in materiali compositi dal design monolitico. L'A380 viene prodotto in diversi modelli, ognuno dei quali ha le proprie caratteristiche. Sono considerati i modelli base gli A380-800, 842, 861 e 862. Si differenziano per i motori installati, il che influisce sul consumo di carburante e su alcune caratteristiche di volo. I modelli si distinguono anche per l'efficienza della regolazione della temperatura dell'aria in cabina, il che è reso possibile dalla presenza di 16 zone di temperatura. I modelli disponibili sono molti. Vediamone alcuni nel dettaglio. L'A380-800F è la versione cargo dell'A380. La Airbus ne aveva raccolto gli ordini fin dall'inizio del progetto e l'aereo cargo avrebbe dovuto fare la sua comparsa sin da subito. Con una capacità di carico di 150 tonnellate, l'aereo era secondo solo alla N225 MRIA. Tuttavia, a causa delle difficoltà con l'inizio delle consegne della versione passeggeri, le consegne della versione cargo furono ritardate e tutti gli ordini annullati. L'A380-900 è la versione migliorata dell'A380, caratterizzata da una lunghezza maggiore di 7 metri, un peso al decollo aumentato fino a 590 tonnellate e una capacità di volo fino a 14.200 km. La capienza è di 963 o 656 persone, a seconda del numero di classi. L'A380-1000 è l'ultimo progetto presentato, che prevede l'aumento della lunghezza del velivolo fino a 87 metri e l'aumento del numero di posti passeggeri a 757 o 1073 unità. La sua entrata in servizio è prevista entro il 2025. In alcuni casi, le versioni base acquistate per uso privato hanno caratteristiche uniche per quanto riguarda la struttura interna o le capacità tecniche. Ovviamente questi modelli non vengono prodotti in serie. L'Airbus A380 viene utilizzato soprattutto negli Emirati Arabi Uniti, a Singapore e in Germania. Una volta fu prodotto su ordine speciale per il principe saudita Al-Walid bin Talal al-Saud e venne a costare 488 milioni di euro. Alcune aziende scelgono per l'aereo una colorazione specifica e allegra, insolita per i velivoli ma molto attrattiva. Tra i grandi aerei di linea, l'A380 è il più economico, poiché consuma 3 litri di carburante per passeggero ogni 100 km, ed è anche uno dei più sicuri al mondo. Dal 2005 è stato coinvolto in soli 380 incidenti, ma nessuno di essi ha provocato la morte di passeggeri o membri dell'equipaggio. Nonostante le sue caratteristiche uniche, nel 2020 è diventato noto che la Airbus stava temporaneamente sospendendo la produzione degli aerei della serie A380 a causa della bassa domanda. Il fatto è che l'aereo era inizialmente pensato come un velivolo in grado di trasportare un gran numero di passeggeri alla volta. Tuttavia, le compagnie aeree, al contrario, lo resero un aereo di linea di lusso, dividendo la cabina in 3 classi. Emirates è il più grande cliente dell'A380. Nel febbraio 2019, Emirates ha ridotto il suo ordine totale da 162 a 123 aeromobili. Però la compagnia aerea ha stipulato un accordo per la fornitura di aeromobili più piccoli. Airbus ha quindi cessato la produzione dell'A380, con gli ultimi 251 aerei consegnati nel 2021. Con questo è tutto, amici. Lasciate un mi piace se vorreste volare su questo aereo e iscrivetevi al canale.